Salve cari amici followers. Questa era una citazione dotta. Non capita di certo tutti i giorni di raggiungere traguardi significativi, ma questo è uno di quei giorni perché abbiamo qui il box contenente l'edizione special del volume 100 di One Piece. Il manga dei record. L'opera che sta tenendo incollati appassionati dei manga e non a questa storia da decenni, e andiamolo a spacchettare insieme e visioniamolo ai raggi X. Iniziamo come sempre dall'esterno. Ah, innanzitutto giornata mondiale del blister. Sarà contenta Greta Thunberg. Andiamo a rimuoverlo. Box molto solido con una finitura opaca e queste parti nobilitate in oro. Abbiamo il logo Star Comics, la scritta One Piece, questo bollino con un effetto in rilievo che ovviamente ci ricorda che il volume all'interno è il 100 e la firma dell'autore, ovvero Ciroda. Sul retro e sui lati abbiamo dei richiami alle grafiche che troviamo nella parte frontale, ma ovviamente non abbiamo le nobilitazioni che sono appunto riservate al front. Apriamo. All'interno si sarebbe potuto forse stampare qualche trama di fondo per evitare un po' questo effetto scatola, effetto pizza, che in parte è mitigato appunto da questa tavola molto iconica dove c'è il protagonista Luffy cappello di paglia che grida: io diventerò il re dei pirati. Carta velina protettiva, questa sì invece stampata sia con il logo della Star Comics che con il Jolly Roger della nostra ciurma. Vediamo. E la parte più succosa, ovvero la variant del numero 100. Su questa ci torniamo dopo. Allora, a destra abbiamo questo rotolo con un laccetto che, da come abbiamo visto, può essere usato come bracciale. Eccolo qua. Srotoliamo. Guardate che spettacolo. Davvero bello questo, poi tutto a colori. Davvero figo, strano il formato. Sul retro, come abbiamo già potuto intuire, c'è lo stesso pattern della carta della pellicola protettiva. Andiamo avanti con la lettera di ringraziamenti da parte di Eiichiro Oda per questo traguardo dei 100 volumi. Ovviamente incomprensibile, ma c'è la traduzione. Questo pannello, sempre in cartone a richiamare appunto l'esterno del box, è removibile. Qui sotto troviamo due cartoline con la stessa grafica, ambientazione Wano, una di Crunchyroll, l'altra invece che pubblicizza il film in arrivo, ovvero Red, che dovrebbe uscire ad agosto in Giappone. Questo vano che si è creato dovrebbe essere studiato per ospitare gli ultimi tre volumi, ovviamente in edizione variant, e vediamo se ci stanno. Sì, ci stanno. Non è una cosa banalissima che ci stiano così bene. Mettiamo via per un attimo il box, così da poterci concentrare sul volume 100. Ed eccolo qua. Volume 100 nella versione speciale variant del Route to 100. È ovviamente nel classico formato Tankobon, ma anche questa volta è stata aggiunta una sovraccoperta in PVC. Quindi la cover vera e propria si presenta in questo modo, con
questa costina, mentre questa è la sovraccoperta. Nelle precedenti due variant si componeva questa figura, quindi si era sfruttato l'effetto della sovraccoperta in PVC per creare questa immagine, mentre al di sotto c'era una sorta di mosaico con tutti i protagonisti dell'opera. Vediamo come stanno insieme, esposte in libreria, e abbiamo un effetto di questo tipo. Devo dire che è davvero insolito vedere il numero 100 sul dorso di un volume manga. Vi mostro velocemente la mia collezione di One Piece in libreria, vi faccio vedere un attimo come mi sto organizzando. Io ho questa serie, che è quella della Gazzetta, avevo la blu parzialmente, ma l'ho venduta per recuperare questa che ha un formato più grande, una cartolina a colori. Qui ho alcune delle figure che ho recuperato. Questa di Chopper è una delle migliori, insieme ad Aesop. E qui ho messo le tre variant. Ovviamente questa serie si interrompe al 90, ma convinto che verrà riproposta e aggiornata. Il problema che si pone ogni volta che ci vengono presentate queste operazioni è che adesso il box non mi sta nello scaffale libreria, quindi non so se metterlo in un altro senso, ma forse lo vado a piazzare qui vicino la Sunny. Che ne dite? Box che poi è addirittura più piccolo di Blam o Akira. Vi confesso che One Piece è uno dei miei manga preferiti in assoluto e ci tengo particolarmente, sono felicissimo che sia arrivato al volume 100. Volevo però approfittare di questo video per esprimere alcune considerazioni personali sulla piega che l'opera sta prendendo attualmente. Tranquilli, sono considerazioni generiche, non farò degli spoiler. Questo non può essere considerato un manga qualsiasi, per il semplice fatto che ci ha accompagnato per troppo tempo e ha quindi accompagnato il nostro processo di crescita, e quasi mi viene spontaneo di associare alcune fasi della mia vita ad alcune saghe vissute da Cappello di Paglia e dalla sua ciurma. Purtroppo quello a cui stiamo assistendo negli ultimi capitoli è un calo che può essere definito anche fisiologico. Ci sta che l'artista, dopo tutti questi anni, sia, diciamo, stanco, dia segni di stanchezza, e li sta dando nel tratto che, a mio avviso, va via via peggiorando, diventando più approssimativo e più caotico. Ma il segnale più forte viene dallo stile. Si sta infatti attuando una sorta di sperimentazione, forse metanarrativa, e purtroppo, a mio avviso, devo dire che questa è un'operazione concettualmente sbagliata, perché dopo tutti questi anni arrivati ad una fase clou, l'opera è quasi più nostra dei lettori che dell'autore. Lo so che può suonarvi strano, ma nasce un senso di appartenenza. E non credo che alla soglia dei 25 anni si possa iniziare a sperimentare con One Piece. Bisognerebbe anzi portarlo a conclusione in una maniera lineare e anche senza eccessive perdite di tempo, in modo tale che Oda abbia la possibilità di dedicarsi ad altro e proporci magari cose alternative. Scusate il pippone, ma è una cosa a cui tengo molto. Magari, se vi fa piacere, possiamo tornarci su in maniera sicuramente più approfondita. Fatemelo sapere scrivendomelo nei commenti. Bene, anche per questo video è tutto. Solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel like e arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!